Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del Team FIFA Italia. Oggi in questo video porterò la recensione di Pierre-Emerick Aubameyang versione upgrade, attaccante del Borussia Dortmund che riceve questa fantastica carta upgrade grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia del Borussia che lo hanno portato a stare ai vertici della classifica cannonieri europea, cioè quella lì per la scarpa d'oro. Andiamo a vedere le sue statistiche sulla carta: troviamo 84 overall, 96 velocità, 80 dribbling, 83 tiro, 37 difesa, 75 passaggio e 71 fisico. Adesso passiamo alle sue statistiche in game: il 96 di velocità diventa 97 accelerazione, 96 velocità scatto. Indubbiamente la velocità è un pro di questo giocatore, ovviamente, cioè Aubameyang uguale velocità, davvero supersonico, fantastico, quando vede la palla nello spazio davvero è imprendibile. Passiamo adesso al dribbling: l'80 sulla carta diventa 81 agilità, 66 equilibrio, 84 riflessi, 80 controllo palla e 81 dribbling secco. Il dribbling purtroppo è un contro di questo giocatore. Davvero non me l'aspettavo, perché comunque 80 è un valore accettabile, però davvero vado molto, cioè, ho trovato molte difficoltà a saltare diversi giocatori. Ho constatato che lui bisogna dargli la palla filtrante e farlo scattare in velocità, perché magari se lo servite con un passaggio corto e aspettate che lui magari dribbli due difensori per arrivare davanti al portiere, proprio sbagliate, perché purtroppo non ci riesce. Passiamo adesso ai tiri: l'83 sulla carta diventa 86 piazzamento, 86 finalizzazione, 79 potenza di tiro, 78 tiri dalla distanza, 83 tiri al volo e 81 calci di rigore. Il tiro è un pro di questo giocatore, perché davvero sbaglia davvero poco, ma ha fatto una valanga di gol nelle partite che l'ho usato, quindi tiro un pro. Adesso i valori difensivi: il 37 sulla carta non ci interessano le statistiche in game, tranne la pressione di testa di 76, che comunque è un buon valore, ma forse vi stancherete anche di sentirlo, perché lo dico in tutte le mie recensioni, ma in questo gioco io non riesco a giocare di testa, quindi non riesco ad analizzare per bene la precisione di testa. Passiamo adesso ai passaggi: il 75 sulla carta diventa 77 visione, 81 cross, 74 precisione su punizioni, 76 passaggi corti, 64 passaggi lunghi e 78 effetto. I passaggi corti sono un pro di questo giocatore, davvero ne sbaglia pochissimi, mentre il resto non sono né un pro né un contro, diciamo sono valori abbastanza accettabili, tranne il passaggio lungo che è 64 troppo basso, ma non è talmente disastroso da metterlo nei contro. Passiamo adesso al fisico: il 71 sulla carta diventa 76 elevazione, 79 resistenza, 77 forza e 45 aggressività. Il fisico sulla carta non ha un valore abbastanza alto, però si dimostra comunque un pro in game, perché comunque un giocatore così veloce e con 77 di forza fisica è davvero tanta roba. Infatti vedrete che rispetto agli altri velocisti non cade subito alle spallate, ma anzi riesce anche a resistere. In più questo giocatore ha tre stelle vie debole e tre stelle possibilità. Le tre stelle vie debole sinceramente non si sentono molto, perché è davvero un ottimo tiro, quindi sia di destro che di sinistro molto spesso farà gol. Mentre purtroppo le tre stelle mosse e abilità le devo inserire tra i contro, perché già non eccelle nel dribbling, in più non ha nemmeno le 4 stelle skill, purtroppo sono un contro. Infatti magari se avesse avuto le 4 stelle skill oppure un dribbling più alto sarebbe stato davvero davvero uno dei giocatori più forti del gioco. Adesso andiamo a fare il famoso riepilogo di pro e contro: troviamo velocità, tiro, passaggi corti e fisico, tra i contro, 3 stelle skill e dribbling. Il voto finale che io ho dato è stato 9, perché comunque anche se ha 2 contro fa comunque davvero troppi gol ed è davvero molto divertente da usare. Questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like e a commentare con le vostre impressioni su Pierre-Emerick Aubameyang Upgrade se l'avete provato. E da Erco per lo staff del Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video, bella!